Coach, coach, coach. Mi conosco, alla fine sono bravi. Buongiorno amici, come avete visto sono partito subito con un bello strappo in salita, sono partito da Filetto, vi faccio vedere un po' le immagini del mio paese nel frattempo, vai! Un po' di tempo ho deciso di raggiungere Ortona. Inizia la discesa. Siamo nella zona di Piana San Bartolomeo. Guardia Crene. Ora girerò a sinistra, mi dirigerò verso Orsogna. Melone, altra contrada di Guardia Crene. Orsogna 5 km, Ortona 24. Sono più veloce della mia ombra. Ehi, dove vai? Eccoci arrivati alla vignetta di Orsogna che precede il paese. Facciamo un tour in mezzo a Orsogna, dai! Aperte. In questo piccolo supermercato Coal ho fatto un'esperienza lavorativa di 6 mesi. Sono un casino qui, eh. Il Giro d'Italia non è passato di qui. E questa è la cantina di Orsogna. Orsogna cantina. Vini Italy Nazione 2012, miglior cantina italiana. Per ora è una lunga e piacevole discesa, poi al ritorno sarà tutta salita, 25 km circa. Quando arriverò ad Ortona vi racconterò una storia di me, una situazione di cui non vi ho mai parlato, ma penso che è giusto raccontarla. Thank you.
la rotonda del carro armato. Ed eccoci arrivati ad Ortona, una cittadina stupenda. Davanti a noi inizia il corso, ma noi passeremo dalla parte dell'orientale. Teatro Vittoria. Guardate che vista. Non è stupendo? Proseguiamo il nostro tour, andiamo a vedere il castello aragonese. E questo è il castello aragonese, non è bellissimo? Andiamo a fare un giretto. Qui l'inverno scorso ho fatto delle belle riprese con il drone. Ora ve le faccio vedere. La cupola della Basilica di San Tommaso, poi ci andremo. Wow, questa qui sotto è la ciclabile adriatica, che purtroppo si conclude lì, i lavori sono ancora in corso. Quando verrà aperto quel tratto, praticamente potremo arrivare a Francavilla direttamente lungomare con la bicicletta. Bene amici, vi avevo detto che appena arrivato Ortona vi avrei parlato di un mio problema.
quale location migliore per poter dire a voi quello che mi è accaduto. Il problema è di tanti anni fa, ma in questo momento si sta aggravando. Ho seri problemi al ginocchio, quindi ho dovuto ridurre le mie escursioni in montagna, e dato che non riesco a stare fermo, ho provato con la bicicletta, anche sotto consiglio di specialisti. Riesco a camminare comunque benissimo, e che non riesco purtroppo a fare i grandi sforzi che facevo prima. Bene, proseguiamo il nostro giro. Adesso andiamo a San Tommaso. E questa è la basilica di San Tommaso. Vediamo se possiamo entrare. Da questa cattedrale parte anche un cammino molto importante e molto seguito, che è il cammino di San Tommaso, un cammino che parte proprio da qui a Ortona e arriva a San Pietro a Roma. In pratica il nostro giro è finito, per chi vuole può seguirmi nel duro ritorno, praticamente sarà una lunga salita di 25 km. Bene amici, io sono quasi a metà strada, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e mettete un bel like. Alla prossima!